Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere una rigenerazione dei fari, nuovamente, ma con il kit della Arexon. Rigenera fanali super potente. Vi faccio vedere come arriva, che cosa c'è al suo interno, come funziona e vediamo anche il grado di ripristino che riusciamo a raggiungere. Andiamo a lavorare. Perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare. Eccolo come arriva il kit, vedete? Thunder è chiamato, qui ci sono tutte le figure, le immaginine con le spiegazioni, quindi è anche abbastanza semplice capire come funziona, cioè sia in inglese che in italiano. Vediamo cosa c'è all'interno, le carte abrasive, questa boccettina di liquido che serve praticamente per carteggiare, fondamentalmente, almeno così dice, la pasta abrasiva, sempre Thunder è chiamata, un brillantante finale, vedete, tutto chiuso, sigillato, un applicatore per gli abrasivi e una lucidatrice da trapano avvitatore, un tampone insomma di stracci fatto per il trapano, per il tampone. Ok, qui ci sono le istruzioni, dice di pulire il faro, insomma andiamo a vedere, ve lo faccio vedere io dal vivo. Ecco le condizioni di partenza di questo faro, vedete, molto rovinato, molto opacizzato, con delle macchie, dei spellamenti, quindi ruvido al tatto. Ok, prendo tutto il contenuto della scatola, me lo tengo anche vicino perché ci sono scritte le grane e dietro i dischetti è un po' difficile leggere, anzi si leggono poco e male, però qua con i colori ci riusciamo. Quindi la prima da utilizzare è la grana blu 1005 con il suo tacchettino. È molto semplice, si mette in questo modo qua, lo vado a incartare a metà, diciamo così, ne faccio una parte e una parte la lasciamo in questo modo, di modo che abbiamo un raffronto, tanto questo è un faro da buttare. Va utilizzata con questo liquido Thunder Lupe, io l'ho già aperto, ne mettiamo un po' sul tamponcino e un po' sul faro e cominciamo a carteggiare. Sul manuale dice di carteggiare con movimenti orizzontali o verticali, mai circolari. Non so per quale motivo, però noi facciamo come dice il manuale. Questa non è semplice acqua, penso sia un liquido fatto apposta che, oltre all'azione lubrificante dell'abrasivo, svolga anche una funzione chimica, penso, perché se no non aveva senso, no? Già sento che, anche che è una 1005, però leviga molto bene perché, sentite il rumore sulla parte ruvida? Dopo un po' sento che si alliscia e fa molto meno rumore. La carta vuol dire che si sta allisciando la superficie, sentite? Adesso ne fa molto meno, adesso non lo fa più. Quindi continuo, faccio tutto bene. Con la prima carta importante, la 1005 penso che sia la carta più importante perché ci deve proprio levare tutto l'ossido e lo sbiancamento che c'è sul faro. E già vedete che la patina che lascia adesso è molto più chiara, quindi vuol dire che il giallo lo abbiamo levato e stiamo carteggiando solo il policarbonato. Quando sono arrivato a questo punto, va bene, cambio dischetto con il verde, questo qua dovrebbe essere il verde perché l'altro è rosso, è un verde che ci vuole un po' di fantasia per vederla, a me sembra più sul marroncino, però vabbè, mettiamo che è verde e ricomincio. Questa è una 3000. Ok, cambio adesso, prendo questo rosso, il dietro è rosso, il davanti è sempre sul marroncino, che è la 5000, e ricomincio. Già a occhio vedo che il faro è venuto molto bene con questi abrasivi, sono buoni abrasivi, devo dire la verità.
gli abrasivi sono veramente di qualità, anche perché con uno ci fate tutto il faro. Uno di ogni grana. Adesso scorre proprio liscio liscio, quindi va bene. A posto, asciugo, prendo la carta. Già la superficie è opaca, ma è molto più bella. E vado a lucidare. Monto la ruota di stracci, io la metto sull'avvitatore, si può usare anche il trapano, io però preferisco l'avvitatore perché è più modulare. Prendo la pasta abrasiva Thunder, ne metto un po' qua, tutta intorno, e un po' sul faro. Questo è fatto non per essere usato dritto, ma a 45 gradi, vedete, è un cono, quindi vado così, la spargo bene. E comincio a lucidare. Faccio due passaggi per sicurezza. Ok, asciugo la pasta con un panno in microfibra. Beh, devo dire che la differenza è lampante. E adesso l'ultimo passaggio, che dice di passare questo liquidino qua, Thunder Gloss, vedete, va passato con un po' di ovatta. Dice di mettere il Thunder Gloss sull'ovatta, vedete, è denso tipo miele, e di concludere l'operazione facendo dei movimenti circolari con questo liquidino. Scarto e ve lo faccio vedere e vediamo la differenza. Beh, diciamo che è palese, questo era come era prima e questo è come adesso. È una buona rigenerazione. La cosa più importante è fare bene i passaggi con gli abrasivi, che come vedete nella confezione sono 24, addirittura 8 per ogni colore, vi bastano sicuramente per 3 coppie di fari. Anche i liquidi vi bastano sicuramente per almeno 2 coppie / 3 di fari. È una buona rigenerazione, molto veloce da fare anche a casa senza chissà che attrezzi, e abbiamo impiegato sì e no 10 minuti per fare il faro. Ecco qua, finito. Il kit funziona benissimo, ovviamente ha i suoi pro e i suoi contro. I pro sono che, come avete visto, la facilità di utilizzo, l'immediatezza del risultato, ci vuole pochissimo tempo e potete farlo praticamente ovunque, ovviamente non sotto al sole, però un punto all'ombra insomma si trova sempre. I contro sono che nei fari molto rovinati, quelli specialmente screpolati oppure rigati oppure riarsi troppo dal sole, con quelle grane non riuscite a fare un lavoro perfetto. Ovviamente non vi so dire quanto dura, però nel kit ce n'è abbastanza per fare oltre una coppia di fari. L'unico difettino è che una volta aperte queste boccette non è che hanno proprio un tappo, quindi vi dovete inventare qualcosa per richiuderle, magari col nastro, quello da elettricista, quello di plastica, e potete conservarle da una parte per rifare il lavoro quando nel tempo magari si deteriorano. Vi lascio comunque il link del kit in descrizione, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ciao, al prossimo tutorial! Un tutorial per partire e già sai che cosa fare.
cara di impazzire, vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.